Lo sapete, no? Se dedico un video a un intero prodotto, che oltretutto costa così poco, è perché mi ha davvero colpito. È uno speaker portatile, è piccolo così. E beh, dai, adesso vi racconto tutto. Ma prima, come sempre, vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram, dove sì, quotidianamente troverete delle succose anteprime e dietro le quinte della mia vita tech. Vi lascio il link in descrizione. I'm a victim of love, calling out to heaven above. Ah, ma lo vedete quanto è piccolo? Pazzesco, no? Arriva già in una confezione minuscola con il cavo di ricarica, vabbè, quello c'è sempre, ma anche con questa geniale custodia. Custodia in grado di contenere lo speaker, ma che grazie ai fori qui sopra permette di utilizzarlo quando è al suo interno. Lo attacchi allo zaino, in bici o dove vuoi col suo moschettone, e lui diventa il compagno ideale, soprattutto ora che arriva la bella stagione. Anche perché lui, beh, lo vedete, non è la classica cinesata in plastica puzzolente. No, lui è totalmente in metallo, sia la cassa che la copertura superiore, che ce l'ha al suo interno un driver full range, in grado di emanare un suono a 360 gradi. Piccolo sì, ma non troppo leggero, 177 grammi, in effetti qui dentro sono riusciti a mettere, oltre ad un driver full range, anche un driver passivo, questa membrana qui sotto che si occupa delle frequenze basse. E fra i due anche una batteria da 500 mAh, piccola sulla carta, ma che alla fine permette circa 3 ore di ascolto, che su uno speaker così piccolo è davvero tanta, tanta roba. Per la ricarica si va di micro USB, batteria piccola vuol dire ricarica veloce, e come vedete c'è un unico tasto per l'accensione, all'accoppiamento e la gestione del player musicale. Il produttore, per contenere dimensioni e anche il prezzo, ha scelto di rinunciare però a microfono e jack audio. Ora, per come la vedo io, non è una grandissima rinuncia. Alla fine, quante volte si collega allo speaker via cavo? E soprattutto, quante volte lo si usa come viva voce? Io, onestamente, quasi mai, ma lì sta a voi sapere se è una rinuncia fondamentale oppure no. Fatto sta che il collegamento tramite Bluetooth funziona, direi, discretamente bene. Non tira distanze incredibili, direi che siamo nella norma, non oltre i 9-10 metri. Ho apprezzato invece l'autospegnimento dopo un certo periodo di attività. Lo speaker si spegne da solo, cosa ottima per preservare la sua batteria. Molto comodi, anzi direi irrinunciabili, i piedini in gomma qui sotto, molto aderenti, e che impediscono allo speaker di andare in giro quando i suoi bassi sparano belli potenti. La membrana qui sotto infatti fa il suo lavoro e lo fa bene, e sfrutta anche le superfici su cui lo si appoggia per recuperare un po' di cassa di risonanza. Una volta acceso, il tasto in gomma si illumina di blu e via, si è pronti per farlo suonare, ma vi faccio sentire qualcosa. Come suona questo simpatico speakerino? Beh, secondo me suona sorprendentemente bene in relazione al prezzo e soprattutto alle sue dimensioni, altrimenti non ve ne avrei parlato e sicuramente non in un video dedicato. Eppure lui suona bene, ha dei bassi belli pieni, molto appaganti, e devo dire che nonostante i medi e soprattutto gli alti facciano fatica a uscire in maniera limpida, la resa sonora generale è incredibilmente dettagliata e precisa. E nonostante lui sia minuscolo, ve lo ricordo sempre, permette comunque di distinguere bene i vari strumenti. Insomma, ve lo mettete lì in un angoletto, lui può stare ovunque, sul tavolo, su una mensola, dove volete, e l'ascolto sarà sempre e comunque piacevole, a patto però di non esagerare col volume, perché è vero, il suono è potente, ma sopra il 60% del volume lui inizia comprensibilmente a distorcere e perdere quel bel dettaglio che invece è apprezzabile ad un volume più moderato. Insomma, dai, il grande valore di questo speaker, oltre che nel suo prezzo davvero allettante, sta soprattutto nelle dimensioni contenute. Lui è piccolissimo, sta in tasca, oppure come abbiamo visto sta anche comodamente appeso all'interno della sua custodia, capace di proteggerlo da urti e anche da qualche schizzo d'acqua, dove può continuare tranquillamente a suonare. Esteticamente direi è gradevole, può essere mimetizzato tranquillamente ovunque all'interno di qualsiasi
qualsiasi ambiente, in casa o in ufficio. Ecco, questo secondo me è il suo grande punto di forza, no? È chiaro che salendo come dimensioni e leggermente anche di prezzo si trova un'ampia varietà di speaker più completi e che probabilmente suonano meglio, ma è proprio all'interno di queste minime dimensioni che secondo me lui non ha praticamente rivali, soprattutto a questo prezzo, tenuto conto che è possibile acquistarlo comodamente su Amazon anche in colorazione argento e con l'ottima spedizione Prime, quindi zero problemi da questo punto di vista. Ovviamente mi aspetto di sentire come sempre il vostro parere o eventuali domande qui sotto nei commenti, e se il video vi è piaciuto lo sapete, no? Un like, un'iscrizione al canale attivando la campanellina, beh, mi faranno felice. Grazie da Manuel Agostini, noi ci vediamo per un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube.